Un morto e un ferito al quartiere Tamburi di Taranto. L'omicidio è avvenuto mercoledì sera intorno alle 20:30 in via Ugo Foscolo. La vittima è Mario Reale, 54 anni, ucciso da una raffica di colpi d'arma da fuoco. Gambizzato il figlio, Guido, di 31 anni, ferito alla gamba destra. Sul posto si sono recati la polizia e i carabinieri. Le indagini sono state affidate agli agenti della squadra mobile di Taranto e alla polizia scientifica. Un elicottero ha sorvolato la zona. L'agguato mortale è avvenuto nei pressi del negozio di Casalinghi, denominato Bolle di Sapone, del figlio Guido. Alla sala operativa della questura era stato comunicato che erano stati esplosi alcuni colpi d'arma da fuoco che avevano ferito due persone. Inutili i soccorsi per Mario Reale, che è morto poco dopo il trasporto in ospedale. Tragica la scena del delitto. Gli agenti della sezione volanti, giunti sul posto, hanno ritrovato Mario Reale per terra all'interno del negozio dove aveva invano cercato rifugio. Colpito alla gamba destra invece il figlio Guido di 31 anni. I malviventi dopo l'omicidio hanno fatto perdere le proprie tracce fuggendo e allontanandosi, sembra, a bordo di un'autovettura. Sono stati avviati rilievi. Le indagini non escludono alcuna ipotesi sul movente dell'episodio. Sono attualmente in corso attività per risalire agli autori del delitto. L'episodio era stato segnalato inizialmente come una rapina sfociata nel sangue, poi si è fatta strada invece la pista del regolamento di conti. Tra le ipotesi ci sarebbero infatti contrasti nell'ambito del mercato della droga. Il 54enne, con precedenti giudiziari per droga, tornato in semilibertà, era stato in passato già bersaglio di un agguato. Fu ferito nell'agosto del 2010 alla gamba, sempre in via Ugo Foscolo, al quartiere Tamburi. Gli inquirenti stanno ascoltando i testimoni, ricostruendo i rapporti e gli ultimi momenti di vita del 54enne. Potrebbero essere utili anche i filmati delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona.